Per cancelli, che potemmo toccarle con le mani quelle rose stupende, che potemmo finalmente inebriarci del loro destino di fiori, divine, lussureggianti rose. Non avrei potuto scrivere in quel momento nulla che riguardasse i fiori, perché io stessa ero diventata un fiore. Io stessa avevo un gambo e una ninfa. E concludiamo salutandoci questa sera e ringraziandoci tutti. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato questa sera, ringraziamo tutti quelli che hanno dato il loro contributo, in particolare gli amici che hanno portato le loro musiche, in alto trio, Taglio Righetti, Cristina Di Urmolo e Barba Alberti. Ringraziamo Marisa Tumicelli, ringraziamo tutti gli altri amici, in particolare Sandro Di Ulzi, che è venuto da Roma proprio per consegnarci anche questo appello. Portiamo questo cortometraggio nelle nostre città, nelle nostre scuole, nelle nostre chiese, nei nostri comuni, ecco. E ringraziamo soprattutto quelli che ci hanno offerto questo cortometraggio, i pannelli di Luca che sono presenti là e poi potreste andare a vederli, ecco, così pure chi ha fatto il montaggio, chi si è occupato della musica, della narrazione. E in particolare credo che penso che sia bello ringraziare Takumau Ichime, credo che sia davvero un grande poeta. Lui non accetta mai quando io lo chiamo poeta, ma penso che solo un poeta, un profeta, credo, possa fare un'opera così lieve, così profonda, così capace di scavare dentro le coscienze, di dare un calcio a tutta l'ipocrisia, per diventare vera, così vera, questa denuncia è così forte, da continuare, credo, a lungo, a risuonare nel nostro cuore. Non so, stanno, è da tempo che dicono che dovrebbero dare, dicono la cittadinanza onoraria a Lampedusa, ad Alca. Se noi potessimo dare la cittadinanza della donna onoraria, la meriteresti tutta, davvero. Questa città è davvero onorata di averli qui. Di averti qui e di ospitare te e i tuoi figli insieme con la tua sposa che è di qua. Quindi grazie Dante per. Questa cosa.